forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Non c'è altra strada. Non esiste un'altra strada, perché se sei un uomo forte, hai un destino forte. Se sei un uomo debole, hai un destino debole. Welcome to Napoli, Luciano Spalletti. Benvenuto a Napoli. Chissà quale sarà il destino, se sarà un uomo forte o un uomo debole a Napoli. Il buon Luciano, l'uomo che è diventato da questa mattina ufficialmente, con un tweet di Aurelio De Laurentiis, il nuovo allenatore del Napoli. Avevamo detta la formula biennale più opzione per il terzo anno. Lo stipendio galleggia tra i 3, 3, 2, 3, 3, conta poco. Comunque è uno stipendio importante e dopo 2 anni di stop Luciano Spalletti rientra nel calcio italiano dalla porta principale. Umberto Chiariello, buongiorno. Buongiorno. Sarà un uomo forte o un uomo debole a Napoli, Luciano Spalletti? Domando alle Blues Brothers. Perché? Quando il gioco si fa duro, scendono in campo i duri. Citazione da John Belushi. Da John Belushi. Alessandro Montano, tu sei un uomo forte. La faceva spesso Vialli questa cosa. Parla la gavetta. Parla la gavetta. Il lavoro in questa redazione. Addio, avere a che fare con te rende forti. Farebbe forti. Vacillare anche Lucianone, comunque. Scherzi a parte, 380-127-2000 per tutti i vostri messaggi. Ma è peggio Biancaneve o Giordano? Biancaneve. Hai dato il biscottino a Giordano? Questa può suonare anche come scena. Veramente è raccapricciante questa cosa che hai detto. Questa è raccapricciante. Non volevi, ma hai detto una cosa raccapricciante. Il video di Luciano che offre biscottino a Biancaneve, ecco, la sua papera. È la paperella, diciamo, la paperella. Io direi di andare avanti con gli ospiti, altrimenti non ne usciamo. Diventa il cosiddetto cul-de-sac. Diventa il cosiddetto cul-de-sac dal quale non usciamo. Io direi di andare dai nostri primi ospiti. Abbiamo una scaletta ricchissima oggi. Ricchissima, davvero. Sono molto contento che riusciremo a parlare come si conviene del signor Luciano Spalletti. Mi dai un voto a De Laurentiis che tira fuori il coniglio dal cilindro e si libera di tante... Io pensavo il cilindro dal coniglio, no. No. Il coniglio è dal cilindro. Spalletti. Voto a De Laurentiis. Poi a Spalletti lo giudicheremo. 7, 7 e mezzo. Poteva fare di più. Stato Sarri 9. Mm-hmm. Sai che Sarri è disperato? È rimasto senza squadra. È rimasto, ma può rimanere. Se non prende la Lazio resta fuori dal giro. Perché al Tottenham non ci va più. Problemi suoi. Ha fatto un po' il sostenuto, imbarasse. Dice di valere 7 milioni a stagione. Non ha trovato nessuno che gli ridà 7 milioni a stagione. Oh, fatto sta che si sono piazzati pure quelli che ormai sembravano fuori dal giro. Vedi Mourinho, vedi Spalletti. Lui no. Hai capito? Cioè è un bel casino. Nonostante Conte sia andato via. Conte avrà una panchina importante. Tra Tottenham e Real Madrid lì si piazza. Tu dici? Sì. La trova una panchina di un certo tipo. Vabbè, dai, tra un po'. Ne continueremo a discutere. Nel frattempo è chiaro che bisognerà andare a definire anche lo staff di Luciano Spalletti. Ci dovrebbe essere, anzi ci sarà sicuramente Alessandro Pane, che fece anche un gol al Napoli. Terzino dell'Empoli, me lo ricordo. In un 5-0 con cui l'Empoli regolò il Napoli nella stagione drammatica di cui parlavamo ieri, 97-98. Uh-huh. Segnò anche Alessandro Pane, segnò in quella partita. Io me lo ricordo. Era un buon terzino. Niente di speciale, però pare sia molto bravo tatticamente. Siamo a vedere. Ci potrebbe essere, mi farebbe molto piacere qualora ci fosse anche un match analyst napoletano nello staff di Spalletti. Dovrebbe esserci un ragazzo molto preparato che ha lavorato con Roberto De Zerbi, e si tratta di Massimo Carcarino. Vedremo se verrà assunto nello staff di Spalletti. E poi ovviamente ci potrebbe essere anche il solo. Sì, ma io voglio sapere da Luca Telese. Sì che Luca, dopo aver sentito le galline del Scioni, a Napoli che farò con De Laurentiis? Ci picchiamo un giorno sì, un giorno pure, o tutti i giorni? Luca, buongiorno. Ma tutti i giorni, è vita, energia, e l'ambiente si accumula così. Poi arriva Spalletti e sarà cinema. Cinema fantastico, lui è teatrale,
è quel tipo di allenatore per cui le conferenze stampa contano tutte le partite, questo ha dei pro e anche dei contro ovviamente. Due tre testate sulla scrivania, la prima domanda di Anicelli le darà. Probabilmente sì. Però fatemi andare subito dal direttore del Mattino, Federico Monga. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E allora, siamo anche buongiorno. Con Luca Telese. Direttore, ma questo arrivo di Spalletti, lei come lo legge? Mi sembra una scelta. Allenatore che ha bisogno di rilanciarsi, il Napoli ha bisogno di rilanciarsi, mi sembra che si possano trovare, insomma, ci sia un matrimonio di interessi positivi, ecco. Spalletti è sicuramente un allenatore dal carattere forte, e Napoli ha bisogno di allenatori da carattere forte, ma Mansueti non hanno tanto funzionato da queste parti, quindi mi sembra una scelta giocata da parte del presidente De Laurentiis. Certo, sì. Prego, direttore. Poi il carattere forte può anche essere a un certo punto un limite, perché sappiamo bene che anche il presidente ha un carattere forte, quindi i due caratteri forti possono andare d'amore d'accordo, ma possono fare anche scintille. Però insomma stiamo parlando sicuramente di un allenatore di prima fascia, che se non sbaglio negli ultimi 14-15 anni che ha allenato ha fatto 12 qualificazioni Champions, quello che deve fare il Napoli, insomma, quindi mi sembra un'ottima scelta. Magari non siamo ai livelli di un Allegri o di un Conte, cioè proprio di un allenatore straniero Klopp, che sono però proprio fascia top, che però non è la fascia, diciamo, economicamente quella del Napoli, ma siamo a un'ottima scelta tecnica. E allora, Luca Telese, condividi? Voglio dirvi la verità, voglio dirvi io la verità, in che cosa vi aspetto. Che cosa? Pronto? Dicelo. Allora, Spalletti è un genio e un demone. Non è un caso che sia accaduto l'episodio incredibile che Gianmarco Tognazzi, che lo interpretava nella fiction, sia stato sommerso di insulti, no? Perché Spalletti a Roma è amato e odiato, non c'è via di mezzo. E il tema è questo: perché si arriva a ciò? Non per caso, ma perché lui usa la sua capacità geniale di disida come un accumulatore di energia. Quindi non è che noi mi richiamerete fra un anno e ci sarà una vicenda, un giocatore, una cosa di cui parleremo, in cui lui spacca scientificamente l'opinione pubblica perché ha quell'idea del calcio che è abbastanza esangue e che ha bisogno di sacrifici umani per alimentarsi, diciamo, l'ho detto un po' brutalmente, no? Ma mi capite che questo sia nel bene che nel male, sia nei tempi bene tempi male, cioè a Roma poi riuscì a sfruttare l'ultimo Totti mobbizzandolo, però riuscì a capitalizzare e usarlo addirittura per qualificarsi per la Champions. Questo si dice chi è un genio del male, si presentò da lui con il disco Piccolo Grande Amore, vi ricordate, dopo la polemica, sì, fece uno show di mezz'ora su Striscia, cioè è oltre, è un allenatore della nuova generazione, è un allenatore mediatico. Direttore, le piace questa descrizione che fa Luca? La rispecchia Spalletti al meglio? Secondo me sì. No, ma la rispetto, cioè un vecchio sistema di video tintara, non è che sostiene le fosse delle cantine, come si dice, palazzi di maestrelli, questo era, si odiavano e lui alimentava polemiche, lì una banda contro l'altra, e si picchiavano durante le partite del giovedì e poi la domenica erano del Torino, un Torino fondonico, la mia squadra del cuore, quando arrivò il finale ad Amsterdam, questo era, e sono questi allenatori molto mediati, un po' come Mourinho, no? Che
fanno attirare l'attenzione su di loro o diano l'attenzione per cercare di ottenere il massimo. Certo, appunto, si possono fare grandissime cose, si può supportare una squadra che ti corre solo a 100 all'ora, farla andare a 140, 150, ovviamente quando uno può andare a 100 all'ora e va a 140, il rischio di andare fuori strada poi a un certo punto succede, ma la definizione di genio del male mi piace. Spero che, lo dico dal direttore del Mattino, che sia un genio del bene del Napoli, ovvero che poi riporti il Napoli a innanzitutto, prima di tutto, in Champions League. Ma io voglio dire una cosa, visti i chiari di linea dei bilanci delle squadre che concorrono col Napoli, non è escluso che il Napoli il prossimo anno possa ancora giocare, anche non dico proprio per lo scudetto, ma quasi. Poi voglio ancora aggiungere anche un'altra cosa: credo che si debba mettere fine a questa storia che chi ha la possibilità di indebitarsi di più poi vince, perché quest'anno è successo una cosa: Vinta l'avrà rivinto il suo scudetto, ma io mi ricordavo, ed ero fermo al calcio, che pagava il premio scudetto ai giocatori che appunto portavano a casa il campionato. Qui siamo arrivati al diverso: hanno vinto lo scudetto, gli hanno tagliato lo stipendio. Tra poco cosa succede? Che gli chiedono, che devono pagare per vincere lo scudetto. Cioè, da questo punto di vista, questo è un ragionamento che il mondo del calcio deve fare, perché se no uno è mazziato e cornuto, cioè tiene a posto i bilanci, si piglia gli insulti della piazza dei tifosi che dice che è tirchio, invece banalmente rispetta le regole e fa l'imprenditore, e poi dopo non ottiene nulla. Questo mi sembra che prima o poi debba essere regolata questa questione. C'è questo problema, Luca, che adesso all'Inter si sta venendo fuori con tutta questa veemenza che ha portato all'addio di Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto, che ha portato ad un ridimensionamento dei conti. Hakimi nelle prossime ore sarà Paris Saint-Germain. La faccenda Conte per me è vergognosa. Perché? Ma come perché? In epoca di crisi del calcio mondiale, in un'epoca in cui una società decide di ridimensionare i costi, tu che hai un contratto con questa società, se non ne condividi più la strategia, gli obiettivi e il progetto, te ne vai, dai le dimissioni e te ne vai. Ma perché gli devono dare 7 milioni di buonuscita? Ma che senso ha? Ah, è mica colpa del Conte, però. Infatti sto dicendo che la società calcio Inter mi lascia veramente perplesso. Conte, tu sei l'allenatore di questa squadra, ti diciamo qual è il progetto. Se non ti sta bene, la porta è quella: dai le dimissioni e te ne vai, se no l'alleni e ti stai zitto. Ma è sacrosanto, ma non si può. Il problema è l'Inter. Non so, Luca, che ne pensi, Luca? E poi andiamo dal direttore. È lo stesso modo che ha portato il calcio alla rovina. Esatto. Cioè, ma voi pensate che Mourinho ha accumulato 90 milioni di euro di buonuscite in 10 anni? Ma stiamo scherzando? Ma che calcio alla rovina, soldi buttati. 90 milioni di buonuscite, oltre i 100 e passa di stipendi. Cioè lui non è il mago dei risultati e degli stipendi, è il mago delle buonuscite. È vero. Vabbè, però la colpa non è di Mourinho o di la Conte. Colpa è di questi dirigenti veramente insipienti. Bene, bravi Conte e bravi Mourinho. Ma per carità, se a me uno mi regala i soldi, perché gli devo lasciare? Ma voglio dire, oggi Altobelli raccontava in radio che lui guadagnava 1.300 milioni quando i soldi avevano un peso diverso all'Inter, litigò con l'Inter, se ne andò e stracciarono il contratto. Non è che ebbe una buona uscita, poi andò alla Juve, ma non è che ebbe una buona uscita, non volle rimanere all'Inter, andò via e non prese più 1.300 milioni netti, ma perché si differenziarono le strade, si divisero. Cioè, ma neanche ci ho pensato a chiedere una buona uscita, dice Altobelli. Ma all'epoca queste cose non esistevano. Ma se il calcio sta in queste condizioni, ci sarà forse perché ai procuratori tipo Raiola abbiamo dato un potere enorme, tutti
20 milioni di commissioni per un ragazzo di 22 anni che rifiuta 8 milioni netti da una società che ti ha creato. Perché tu puoi essere pure Donnarumma, cioè uno dei migliori portieri del mondo, ma ci devi diventare. Se uno non ti lancia e non ti fa giocare, ha il coraggio di metterti sotto 80.000 persone che fischiano potenzialmente, tu non sarai mai Donnarumma. Quindi è come minimo un debito di riconoscenza, ben pagato, 8 milioni all'anno netti. Perché Raiola deve pigliare 20 milioni, lui lascia il Milan. Per me questo è vergognoso. Noi di questo dobbiamo parlare, delle buonuscite di Conte, del rifiuto di Donnarumma di rimanere al Milan, lasciando il Milan con 0 euro dopo che t'ha creato. È una vergogna. Direttore, che cosa ne pensi? Ma io l'ho detto, cioè qui ci sono macchiati e cornuti, cioè ci sono società che rispettano le regole di bilancio, cioè che non è che si mettono appunto a dare buonuscite d'oro, che rispettano quelle che... Io ho sentito parlare del fair play finanziario, non è mai stato rispettato, è stato un bluff. Così come il grande abbaglio della Superlega, facevano la Superlega, sapete come finiva? Che tutti quei soldi in più che gli arrivavano finivano nelle tasche appunto dei procuratori, venivano utilizzati per, sicuramente non per mettere a posto per comprare Messi perché il PSG doveva comprare Messi, sì, quella per comprare Messi per pagare di più, poi di Messi ce n'è solo uno, quante ne volete, che c'ha 34 anni, cioè non è questa, qua siamo di fronte a delle società che cercano di dare lezioni di gestione di porte di anche l'AFI, presidente dell'ECA, poi è l'ultima beffa. Se fossimo in un mondo economico normale, sarebbero falliti, cioè che cercano di dare lezioni sul futuro del calcio, su come si deve pensare. Sì, Luca, ora arriviamo a te. Arriviamo a te. Aver portato il calcio in queste condizioni. No, poi io mi arrabbio, direttore, per un altro motivo. Ma arrabbio perché? Mi arrabbio perché leggo che la gente a Napoli attacca De Laurentiis chiamandolo pappone qua, là, sopra e sotto. Ha fatto un altro contratto dei suoi perché a Napoli non c'è programmazione, solo perché De Laurentiis fa dei contratti super blindati dove si riserva il diritto di poter cacciare l'allenatore, ma lo tiene vincolato alla squadra per 3 anni con una serie di opzioni e controopzioni. Cioè è uno che non butta i soldi dalla finestra, a differenza degli altri, e viene criticato. Non è che si dice guarda quanto è bravo De Laurentiis che non lascia mai una buonuscita a nessuno, anzi si fa dare pure i soldi a chi se ne vuole andare, come è successo con Sarri. Io vedo le cose al contrario, invece di elogiare chi va elogiato viene attaccato chi va elogiato. Io non perché io sia amico di Laurentiis, me ne frega niente, ma è oggettivo che lui fa delle cose sensate e gli altri no, e invece i giudizi sono al contrario. Vogliamo chic, dice a Napoli, no Luca? Credo che nel caso di Conte De Laurentiis avrebbe fatto più di quello che stai dicendo, cioè mentre i cinesi, attenzione, si sono vergognati, hanno vissuto con una mentalità da capitalismo cinese l'avvio di Conte, si sono sentiti snobbati, declassati per via del buco e quindi si sono arresi, mentre invece io sono convinto che De Laurentiis sarebbe andato all'attacco e gli avrebbe un po' spintanati, cioè, non perché, ripeto, ma perché l'uomo è fatto così, ha altri difetti, ma questo pregio ce l'ha di non subire l'egemonia culturale dei papponi e dei procuratori. Io però da domani mattina, Luca, non voglio più sentir parlare che l'Inter non c'ha soldi, per me possono pure fallire, perché uno che sta con la canna del gas e dà 7 milioni di buonuscita a uno che non condivide il tuo progetto e ne guadagna 12, per me sei un cretino e ti meriti la patente. Vabbè, di cretino. Ha venduto Hakimi a 60 milioni al Paris Saint Germain. E che vuol dire regalare 7 milioni a Conte? Ma che vuol dire? Perché sennò non se ne andava all'ultimo anno di contratto e dovevi allenava, anzi di più, 22 netti, allenava, doveva 22 lordi, c'ha un contratto e lo rispetta. Una chiosa del direttore Monga e ci salutiamo, direttore. Ma io mi auguro che il prossimo campionato abbia appunto una regolarità anche dal punto di vista dei bilanci. A un certo punto si era parlato di doping finanziario, poi queste buone intenzioni sono svanite. Cioè io penso che
siamo andati di fronte a società che non pagavano i calciatori per mesi. Io credo che se si vuole fare una cosa seria, se si vuole soprattutto dare la possibilità a tutti i tifosi e si vuole far tornare un po' di amore per il calcio, bisogna far sì che le regole vengano rispettate da tutti, anche quelle del bilancio, cioè appunto per non finire mazziati e cornuti, perché se no poi il tifoso c'ha un po' la mare in bocca, poi appunto viene facile a dire che De Laurentiis ha il braccino. De Laurentiis non c'ha il braccino, De Laurentiis rispetta le regole, tutela i suoi interessi, è un imprenditore, tutela gli interessi del Napoli e può commettere degli errori, può avere un carattere difficile che forse non aiuta a mantenere un rapporto con lo stesso allenatore per diverso tempo come dovrebbe essere, ma poi c'è anche un po' la cultura italiana di essere troppo attaccati al risultato del singolo anno e di cambiare troppo sovente. Quindi insomma io davvero mi auguro che almeno questa pandemia da questo punto di vista anche nel calcio abbia insegnato che non è che si può vivere con la logica del più furbo e sopra le possibilità, tanto comunque le cose vanno avanti lo stesso. Io mi auguro questo. Direttore, grazie, buona giornata. Grazie a dire. Ma Luca, alla fine la collezione di Mourinho continuerà anche con la liquidazione dei Fredkin? Beh, ma Mourinho è per me il film di Gazzetta del prossimo anno. Non c'è dubbio. Non c'è veramente non c'è dubbio. Vabbè, uno scontro tra Mourinho e Spalletti dialetticamente sarà interessante. Sarà gustosissimo. Vabbè. Luca, ti dobbiamo uno salutare. Che dice che non è pirla, l'altro si dà capate sul banco. Sarà spettacolare. Ciao Luca, un abbraccio, a presto. Ciao. Grazie a Luca Telesi. Allora, stop and go rapidissimo e ripartiamo. Subito andiamo con le considerazioni di Umberto. Abbiamo una scaletta ricchissima. Edito Nuovo. Edito Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Non è un bello spettacolo. Si sa, ogni anno di questi tempi non assistiamo a uno spettacolo dignitoso. Quello del mercato ormai è più il mercato delle vacche che un mercato di tipo economico calcistico. Ma è l'Inzaghi che dà la parola al suo presidente che lo ha cresciuto e poi se la rimangia perché gli arriva la proposta della vita, sinceramente non è un bello spettacolo. Donnarumma, che viene cresciuto dal Milan, di cui si dichiara tifoso da ragazzino perché aveva il fratello che già era andato alle giovanili del Milan e che più grande di lui e che era la sua ambizione seguire, che viene lanciato da Sinisa Mihajlovic a 16 anni, per carità, parliamo di un grande portiere, un predestinato assolutamente, di lui si parlava in campagna a 12-13 anni, valeva 40.000 euro a 12 anni. C'erano cifre che giravano attorno a lui vorticose, e però ci vuole qualcuno che ha coraggio di lanciarti. Lasciare il tuo club a soli 22 anni, dopo che hai baciato la maglia, dichiarandotene tifoso, senza lasciare un euro che sia uno nelle casse, solo perché sei ostaggio totale di tuo padre in combutta col tuo procuratore, non è lo spettacolo degno del portiere nazionale erede di Dino Zoff. Abbiamo avuto altri esempi di moralità. Non abbiamo mai sentito parlare di un contratto di Dino Zoff con polemiche. Addirittura quando si sedevano davanti a Boniperti erano altri tempi, firmavano in bianco. 5 anni a Napoli, professionista esemplare. Quando nella vita uno si aggrappa ai propri ricordi, il pensiero non può che andare a questi ricordi, a quello di Gigi Riva che per la nazionale dà due gambe, a quello di Zoff che viene messo su un francobollo dal grande Guttuso a simboleggiare la Coppa del Mondo con le sue mani per la parata su Oscar. Donnarumma, che ha questa maglia della nazionale, non può tacere e far finta di niente.
ha dato vita a uno spettacolo indegno, per la seconda volta e anche definitiva. E Antonio Conte, che sulla scia di Mourinho non condivide il progetto della sua società, e ci può stare perché avrebbe voluto vincere e quindi avere una società forte con la squadra rinforzata, ma se tu non concordi con la politica di ridimensionamento che si rende necessaria, o alleni e cerchi di tirar fuori il meglio dalla truppa, sapendo che è dichiarato al mondo che non è l'obbligo di vincere, o te ne vai. Ma 7 milioni di buonuscita sono 7 milioni di schiaffoni alla gente che fa fatica tutti i giorni, anche ad alzare la serranda dopo tanta pandemia. Non ha senso. Questo calcio, così com'è, non ha senso. Sto aspettando che Čeferin dia seguito alle sue minacce, altrimenti è un qua qua qua. Deve buttare fuori la Juve, il Real Madrid e Barcellona dalla Champions per un anno almeno. Ne ha promessi due, vediamo se almeno uno. Altrimenti domani mattina si sveglia chiunque, si inventa la qualunque e non paga dazio. E sto aspettando Lotito e Mezzaroma quale impicci imbroglio vogliono fare sulla Salernitana, perché questo silenzio inaudito a pochi giorni dalla definizione della vicenda della multiproprietà è sospetto assai. La fantomatica finanziaria australiana da 100 milioni dove sta? Io voglio sapere come e chi comanderà e come si scriverà la Salernitana al campionato. Se fosse il Napoli direi le stesse cose, perché non può esserci multiproprietà nello stesso campionato. Anzi, non potrebbe proprio esserci la multiproprietà neanche in Europa, perché se poi Salisburgo e Lipsia si affrontano, come succede e può succedere, decide la proprietà chi deve passare? La Red Bull in quel caso? Non si può, non si può continuare a far finta di niente. E l'ultima la devo dire: a Napoli sta montando la bufera per qualche giornalistuncolo da strapazzo in cerca di visibilità e notorietà, dei signor nessuno che si inventano ricostruzioni fantasiose e inesistenti sul pre-partita di Napoli-Verona, senza addurre un benché straccio di prova, dicendo che sono loro ricostruzioni sulla base di qualche fonte. Le tirassero fuori, altrimenti stanno facendo diffamazione. Qui non stiamo dicendo che Cavani sta venendo al Napoli e non viene un giocatore, hai preso la balla, hai preso la buca, hai preso la topica, e pazienza. Qua si sta diffamando un ambiente che ha toppato l'ultima partita, e la società calcio Napoli tacendo non fa altro che amplificare queste voci. Non può parlare nessuno, parlasse il presidente, parlasse il capitano chiedendo scusa alla città per quell'indegna prestazione, e le sue lacrime sono chiare in tal senso, e si togliessero di mezzo tutti i retropensieri che stanno impazzando, perché ormai il calcio ha 90 dispari minuti in campo che sono discutibili, ma tutto il resto è nauseabondo. E allora facciamo così, proviamo ad addolcire un po' i toni attraverso una straordinaria melodia che andiamo ad ascoltare, perché anticipiamo un po' l'intervento di Fulvio Marrucco. Ascoltiamo. Stranizi d'amore, Franco Battiato. Ragazzi, il maestro. Vabbè, comunque, che se sto su uno strano? Ah, ok, Stranizi d'amore che continua. Fulvio, ma che? Ma è stranissima sta canzone di Battiato. È famosissima. Fulvio Marrucco, questo è un omaggio a uno dei più grandi artisti che l'Italia abbia avuto, emblema del sud, di una Sicilia meravigliosa, è un brano cantato
in siciliano, di conseguenza, che per me è il simbolo, per me corrisponde a No Poto Reposare per la Sardegna, una canzone d'amore, ma composta da un genio che purtroppo ci ha lasciato questi giorni, e quindi mi sembrava al di là di ogni retorica, mi sembrava giusto fare un momento, una riflessione su questa enorme scomparsa che abbiamo purtroppo avuto. Battiato, un grande della musica internazionale. A me devo dire che per un certo periodo mi fece sentire tradito da lui, perché io amai il primo Battiato, quello di Pollution, quello delle sperimentazioni, Fetus, bravo, esatto, i tre brani, i tre dischi che aveva fatto quando vinse il premio Stockhausen. Sì, preparatissimo come sempre. Dopodiché uscì con Cucurucu Paloma e io dissi, ma che ha combinato. Poi invece è arrivato all'apoteosi della Cura, che credo sia una delle più belle canzoni di tutti i tempi. E comunque Battiato rimane un grande maestro e un grande meridionale, un uomo del sud, e quindi ha toccato a noi caro. Pazzeschi, cioè, ieri ad esempio ho sentito molto di Battiato, cioè, fare una canzone sugli uccelli o Prospettiva Nevsky sono capolavori, dei brani, capolavori. Sono dei capolavori della musica italiana, capolavori assoluti. Bene, è un capolavoro quello di Spalletti da parte di De Laurentiis? Ma noi veniamo da una settimana di, sentivo il tuo intervento prima, di comunque di scollamento. Cioè è scattato per ora, spero che non continui, qualcosa dove tanti tifosi malati mi hanno chiesto, ma a me chi me lo può fare? Ma perché io mi devo avvelenare? Ma perché io? E non è la città si è sentita tradita. E queste motivazioni io non le conosco e di conseguenza non voglio dare, non avendo alcuna informazione, la mia versione. Io riguardo le immagini oggettive della prestazione a scena andata in onda domenica sera. Fulvio, io invece ho fatto qualcosa in più, ho cercato riscontri e ti devo dire che, avendo interpellato varie fonti interne al Napoli, esterne al Napoli, di chi era in campo, di chi era vicino a quelli che stanno in campo, ho riscontrato da parte di tutti la stessa identica risposta, una separata dall'altra. Il guaio è che non è successo niente, proprio niente. Sono scesi in campo troppo convinti, troppo tranquilli, pensando di trovare un avversario arrendevole. Non ci hanno capito niente, perché il Verona di Juric si sa, e come l'Atalanta gioca uno contro uno, hanno cominciato a perdere tutti i duelli individuali, dicasi tutti, tranne Rachmani con Kalinic. Per il resto il Napoli era in difficoltà e mano a mano questa difficoltà è diventata terrore di non farcela. Quando sono andati in vantaggio, mi collego, scusa, dopo 9 minuti hanno preso il pareggio, è stata la mazzata definitiva. Per non darti ora tutta la somma degli errori di Gattuso, che in Napoli-Verona ha racchiuso tutte le critiche che gli avevo fatto in una stagione e mezza, guarda, come se lui avesse dovuto lasciare dicendo, guardate che Chiarello aveva totalmente ragione. Avrei voluto avere torto, sinceramente. Hai torto a prescindere. Fulvio, prego. Concordo. E sempre analizzando oggettivamente la vicenda, devo dire che mi venivano in mente due partite della famosa stagione dei 91 punti, quella con l'Udinese e quella col Chievo. Col pubblico però. Quando tu all'interno, col Chievo, il gol di Diawara. Ma quando tu all'interno hai dei leader che siano più o meno silenziosi, quando tu hai all'interno del gruppo
delle persone che hanno un'esperienza e hanno una forza tale da poter mutare il corso di una partita, tu vedevi che quella partita il corso era immutabile, perché non c'è stato nessuno che abbia avuto una reazione, oppure dico al 60esimo capire che cosa stava succedendo. Cioè, ma tu hai avuto la fortuna di andare in vantaggio senza meritare. Quella foto che io mi sono riguardato milioni di volte, del posizionamento prima del lancio verso Faraoni, che ti fa capire che non c'erano, che non c'erano. E quindi, e ripeto, in questo momento c'è un totale scollamento con la città. È stata troppa la rabbia. E poi alimentata anche da questo senso stampa maledetto che si poteva anche in qualche modo. Vabbè, ma vogliamo parlare di Luciano? Interrompere. Beh, ancora stiamo parlando di quello che non è stato. Vabbè, però parliamo di una. Dai, signori miei, io penso che veramente dobbiamo essere in questo momento, parliamo per un attimo da tifosi, felicissimi. Cioè, il Napoli ha preso un uomo straordinario. Non esagerare. Ha preso un uomo straordinario. Allora, ha preso un signor allenatore, ma non è che ha preso Dio in terra. Andiamo, Luciano Spalletti. Ma non mi devi dire a me che tu quando tu succhiavi il lattuccio non sapevi neanche chi era Luciano Spalletti, allora, già lo conoscevo. Allora, Udinese portata in Champions. Lo sappiamo. 140 secondi. No, parti prima, lui con l'Empoli, dalla C alla A. Dalla C alla A con facendo un grande calcio, Udinese ha riportato lo Zenit a vincere. Lascia perdere lo Zenit, parla di millenni che non vinceva. Di nuovo con la Roma in Champions, l'Inter riportata in Champions dopo un'eternità che l'Inter in Champions non ci andava. Cioè, è tornata la Roma, fatto secondo. Cioè, noi stiamo parlando di un gigante. Vabbè. Stiamo parlando di un gigante. Stiamo parlando di un buonissimo allenatore, di un ottimo allenatore. Fulvio. I giganti sono altri, i giganti sono Klopp, sono Guardiola, questi sono i giganti. Questi sono i Fulvio giganti. Spalletti a Napoli può dimostrare. Lui è un gran bravo allenatore che può laurearsi un grande se fa qualcosa di importante. Lo può fare. Finora ha fatto bene, qualche volta benissimo, ma non è certo Klopp, Guardiola o Conte, per dire. Allora, premetto che mi è piaciuta moltissimo la virata a 180 gradi di Marco, perché mentre noi continuavamo a cercare di venire il nostro dolore per quanto accaduto una settimana fa, lui già riparte e tu non lo sai che Marco sta gongolando perché si immagina giornalisticamente quello che porterà Spalletti a Napoli, perché qua la gente sta aspettando più che il campo con Spalletti le conferenze stampa di Spalletti. Vabbè. Sempre che qualcuno non lo metta in silenzio stampa. Parliamoci chiaro, allora non credo. Vabbè, comunque. Quello è cinema, come fa? Un uomo di cinema a fermare il cinema. Ecco. Allora, io credo che al di là della notizia di Spalletti, che io accolgo molto pragmaticamente, voglio vedere. Non è che. Che ho fatto i salti di gioia, né dall'altra parte mi sono strappato i capelli. Per me dipende tutto alla squadra che Spalletti avrà in mano. Questo è la vera chiave. Nel silenzio della società è chiaro che se la società rinforzasse ancora questo gruppo, perché è veramente c'è pochissimo da fare. C'è da prendere probabilmente un centrocampista e finalmente i terzini sinistri. Fatto questo, il Napoli può essere una squadra importantissima, ma se viceversa, come noi teniamo da tempo alla luce anche della mancata raggiungimento della Champions League, ci venisse fuori un ridimensionamento e quindi con conseguente vendita dei giocatori di maggiore spessore o di maggiore, o che comunque già sento tra tanti tifosi, ma io quando parlo di tifosi non parlo di malati, di persone che hanno vissuto il meglio e il peggio del Napoli degli ultimi 50 anni, già sento uno scollamento nei confronti di giocatori
importantissimi di questo Napoli. Quindi a Spalletti l'incarico di riconquistare il rapporto tra squadre e città. Diciamo anche una cosa, Fulvio, Spalletti deve anche ricostruirsi una verginità, perché adesso Spalletti passa per essere Spalletti il distruttore, colui che ha fatto fuori Totti, un monumento alla Roma, in un modo che la moglie ha definito da piccolo uomo, ricordiamocelo, e ha fatto fuori Icardi all'Inter, di cui era il capitano, degradandolo sempre per la moglie Vandanara. Lui deve anche ricostruirsi una credibilità sul piano dei rapporti. Io credo, perché la gestione di Totti e Icardi non è che sia piaciuta a tanti. A me non è piaciuta per niente. Invece per me è stata perfetta. Per me è stata invece da uomo di niente. Straordinaria. Detto proprio chiaramente. Straordinaria, secondo me. Straordinaria. Voglio proprio vedere se ti capita a te quello che ha fatto lui a Totti. Che ha fatto a Totti? Gli ha detto che ha 40 anni. Non gli ha detto niente. Il problema è che non gli ha detto niente. Lui, che lo amava e lo trattava come il suo figlioccio, lo andava a trovare in ospedale tutte le sante sere, quando è tornato non gli ha parlato proprio più, e questa non è una fiction, è la verità. Cioè l'ha isolato, è andato lì col mandato di farlo smettere, ma non l'ha affrontato da uomo, dicendogli: Francesco, questo è il tuo ultimo anno, parliamo, io ti faccio uscire bene. L'ha umiliato facendolo entrare a 3 minuti dalla fine al capitano della Roma, uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. L'ha umiliato. Parliamo di cose serie, o vogliamo per forza incensare Spalletti solo perché allena il Napoli? È stato un piccolo uomo con Totti. Con Totti è stato un piccolo uomo. Vabbè, Fulvio, quindi dobbiamo. È meglio non prenderlo. Deve rifarsi una verginità. È un grande allenatore, a Napoli non ha di questi problemi. Benissimo. Perché non c'è nessuno da far fuori. Benissimo. Quindi, Fulvio. Allora, per me lui non entra dalla porta principale, in primis, quindi non ci sarà nessuno qui ad accoglierlo. Spetterà a lui, come dice Umberto, rientrare, lui usa un termine colorito, rifarsi una verginità, ricrearsi un rapporto, anteporre la sua attività calcistica alla sua attività mediatica, ma tutto questo può essere fatto soltanto, e io vi continuo a spostare il problema, se anche la società cresce dal punto di vista mediatico, dal punto di vista del mercato, tutto questo bisogna passare, ripeto, per la mancata cessione di campioni, perché se viene qui a fare il gestore dicendo: io ti tolgo i 4-5 giocatori più importanti e cerca di stare lì, oscillare tra il quinto e il sesto posto, probabilmente al posto di Spalletti che avrei gradito maggiormente Sarri, che a questo punto ti ricreava un gioco. Vabbè, comunque questo è il contesto. Fulvio, ti ringrazio, ti abbraccio, mi devo fermare, pochi secondi, grazie a voi. Ciao. Grazie a Fulvio Marruco. Stop and go rapidissimo e ripartiamo. Per capire chi è Luciano Spalletti, prima di introdurre il prossimo ospite, direi di sentire un piccolo contributo. Buongiorno, vi presento Biancaneve, la mia paperina. Vero? Gli piacciono i biscotti, fa colazione a biscotti. Aia! È bellissima. Piano, Biancaneve! È bellissima. Vieni qua. Cioè, bando Giordanina. È bellissima. Giordanina, dagli il biscottino a Giordanino, dai. Massimiliano Gallo, amico mio! Fammi capire, lui lavora al porto. Amico Gallo. Amici. Lavora al posto, perché mi ha scritto Montano, tra parentesi, spallettista. Lo spallettista. No, noi siamo spallettisti. Col traspallet. Noi siamo spallettisti. Quindi voi usate il traspallet e portate i bancali. Noi portiamo. Max, da quando ha chiuso l'Evertonista, si è dato a fare lo scaricante di porto. Noi portiamo il verbo. Noi portiamo il verbo. Sì, no, voi siete spallettisti, quindi lavorate sul traspallet. Max, dimmi qualcosa. Allora, le prime parole sono 7 parole. Torna un allenatore sulla panchina del Napoli. Grazie Gallo. Ora hai detto la cosa che ci accomuna tutti noi. Ecco. Ora c'è sulla panchina un allenatore fatto. Gattuso era in divenire e chissà se mai arriverà. Vabbè, Massimiliano. È
è un signore allenatore, un allenatore che è stato un profondo, un profondo innovatore. Beh, che ha allungato la carriera a Totti, perché poi si dice sempre che si parla sempre di finale che è allungata, allungata. È giustamente, generalmente giocatore. Lui lo ha trasformato, lo ha trasformato da trequartista in falso 9. Ah, tu dici prima 30 anni, sì, hai ragione. Dici bene. E gli ha allungato la carriera. È uno che ha consentito a Perrotta di vincere il mondiale, è uno che ha fatto giocare gente come Taddei e Mancini che altrove non hanno più toccato pallone. È un signore. No, ma su questo siamo d'accordo su tutto. Infatti io ho grande stima dell'allenatore Spalletti. Sull'uomo ho qualche remora, però non me ne frega niente, mi interessa l'allenatore. Ma sai, secondo me in entrambi i casi, che poi sono i casi di cui si parla di più, che sono i casi Cardi e il caso Totti, lui in realtà in entrambe le occasioni ha aderito a un progetto societario, perché Icardi non ha giocato neanche con Conte e la Roma si voleva disfare Conte di Totti. L'ha voluto poi proprio. Lui nel finale di Totti sicuramente ha ecceduto. Cioè, ha fatto delle brutte figure in questo, insomma, bravo, vedi, a differenza di questo talebano che c'ho vicino, che prima o poi lo mando col Fez in testa in Turchia, posso dire da Erdogan. No? Tu sei buono per la radio di Erdogan proprio. Ma quello no, ride. Però la fine di la fine di Totti a Roma non poteva essere un processo indolore. Poi lui è stato anche sfortunato, perché a un certo punto Totti come entrava segnava. Pazzesco. A un certo punto tre minuti e segnava, due minuti e segnava, una cosa assurda. E lui lì ha perso, però poi lo hanno triturato dal punto di vista. Però lo sai che Roma è molto amato dal pubblico romanista, nonostante la vicenda. Ma il pubblico romanista gli riconosce, lui è preso. Oh, quello è arrivato secondo davanti a Sarri, è arrivato. Ah, ma lui prese la Roma dei tre allenatori, prese la Roma che si salvò dalla Serie B all'ultima giornata del Castano a Bergamo. Io ti sto dicendo come lui è un signore allenatore, però voglio però dire è divisivo, caratterialmente è pericoloso, è un uomo pericoloso. No, però ci tengo a esprimere. Se ingrana a Napoli allora fa faville, se non ingrana succederà il delirio. Max, fammi sentire. No, voglio dire un'altra cosa. Io faccio complimenti a De Laurentiis, che mi sembra rinsavito con questa scelta. Però De Laurentiis deve completare i repulisti. Mo comincia, mo già vuole arrivare. Se dici Insigne ti picchio via microfono. No, io parlo di Giuntoli. Cioè noi abbiamo il direttore che si è intestato l'arrivo di Gattuso. L'arrivo di Gattuso a noi è costato per due volte consecutive la Champions League. Giuntoli ha fallito, poi c'ha alcune frecce al suo arco, che ne so, Osimhen, che tra l'altro è costato quanto è costato. Però De Laurentiis non deve c'è stato l'ammutinamento, cioè De Laurentiis non deve fermare la rivoluzione. Bravo. A metà, perché altrimenti questo errore non lo deve più compiere, perché altrimenti non serve a niente, perché noi abbiamo l'esercizio fisico dello spallettista al Porto gli ha fatto bene. Vedi che alzare Bancali lo ha reso ancora più lucido, nonostante il decimo posto di Ancelotti, che poteva dargli la mazzata definitiva. Però è stato fino all'ultima giornata in lotta per l'Europa League, va detto. La domanda è questa: ma quanto ti sta piacendo l'idea di essere il più odiato a Napoli? Perché? È un ruolo esatto in cui prima era la Pravda di De Laurentiis, ora è diventato il più odiato a Napoli. Per Ancelotti. Sì. No, ma perché prende posizioni sempre scomode, diciamo così. Massimiliano croce, gliene frega però, niente. A occhio e croce te ne frega del consenso niente, popolare. A occhio e croce. Vabbè, insomma, dopo aver sbandierato che non mi sono mai innamorato di Sarri, credo che più di quello. Cioè, tu sai che questa colpa te la porti dietro, e penso che se davanti al giudice eterno ti sarai condannato a qualche girone di quelli. Io penso che ti metteranno nel girone dei Gattusiani. Nel girone no. Voglio esprimere l'ultimo concetto sul tweet, perché sul tweet molti amici, sul tweet di De Laurentiis. Quale? Quello di oggi o quello con Gattuso? Quello di oggi, perché lui, a differenza di Benvenuto Carlo, Benvenuto Gattuso,
con Sarri non lo fece sul suo account personale, stavolta ha detto faremo grandi, come detto, un grande lavoro insieme, grandi cose insieme. Insieme faremo un grande lavoro. Insieme faremo. Benvenuto Luciano l'ha detto insieme. Però. Benvenuto Luciano. Sì, però, però lo ha arricchito, però lo ha arricchito. Vero. Insieme faremo un grande lavoro. È vero, esatto. Arricchito. Allora io posso dirti il mio pensiero, Max, però poi vedo che Giordano si stranisce quando io dico questa cosa. Vai. De Laurentiis avrà mille difetti, però è un uomo molto intelligente, ma molto che mi stranisco, chi è mai legato? No, non ho finito la frase. Non poteva legare con un uomo non tanto intelligente come Gattuso. Io sono convinto che Gattuso non è un uomo. Io sono convinto che Gattuso non è un uomo molto intelligente, ha altre qualità. E sono qualità importanti. Nella, io oggi non posso fare nomi per ovvi motivi di privacy. Io ero in classe con dei compagni di classe al liceo. E beh, avevo un compagno di classe che era un fenomeno straordinario, latino, greco, scriveva. Mi fa presto. Una roba vai, fuori dal comune. Però stringi. Non è arrivato da nessuna parte nella vita. Da nessuna parte. Una compagna di classe che era proprio tasso intellettivo ma basso. Oh, ciccia, dai. No, Ciuccio, per carità, poi la studiamo una pazza. Un poco scemotta, diciamo, non molto intelligente. Non molto dotata. Oggi è un medico affermato. Perché? Perché lei ha sopperito alle sue carenze di qualità individuale con un'applicazione feroce. E io per lei ho una stima totale. Ora, Gattuso, che non è un uomo molto intelligente, ha sempre usato altre armi. Ma non era fatto per capirsi come De Laurentiis. Spalletti invece è più fatto. Che se tu non l'hai mai avuto faccia a faccia come me, c'ha uno sguardo che è inquietante, luciferino. C'ha lo sguardo. Bianchi aveva lo sguardo di ghiaccio, ti accapponava la pelle proprio. Spalletti? Luciferino. Massimiliano, io non ho bisogno d'altro già per amarlo già, tu? No, io già lo amo, sono innamorato di Spalletti. Vabbè, vi vengo a trovare al porto dove si comprano delle cassate meravigliose siciliane. Fammi sentire Max che dovevo dire. Sono d'accordo anche sull'intelligenza, insomma, Gattuso poi si vedrà cosa farà, ma non era un allenatore per il Napoli, diciamo, possiamo dirlo serenamente, non era un allenatore da Napoli. Ah, bene così. Tutto qua. Max, ti vogliamo un sacco di bene, un abbraccio. Anche io. Ma in Calabria Connection si portano pure i giornalisti della Calabria Connection. Cerchio magico. E cerchio magico lascio sta, ma dico qualche calabrese sul giornalista porta da Firenze. Non lo so, però l'importante è che andiamo. E quello lo chiamano Petrusino ogni minestra. Devo andare da Claudio. Ci sta l'Avellino che eccoci. Gioca, ragazzi. Sì, domani 17:30 al Partenio Lombardi, Avellino, Sud Tirol, gara d'andata dei quarti. Ma lo specchio ve l'hanno portato o no? Chissà, sono in viaggio e chissà stasera cosa portano, non lo so, magari ci vorrebbe essere uno scambio spec vino o qualcosa di questo tipo. Sud Tirol è una squadra complicata, però. Sì, il Sud Tirol di Stefano Vecchi, lo ricorderete sulla panchina dell'Inter dopo l'esonero di Bravo De Boer. Bravo allenatore, Stefano è persona molto disponibile. E Pioli, sì, stagione 2016-2017, ha fatto anche l'Europa League. Tecnico che ha parlato stamattina, lo ascolteremo nel corso del pomeriggio da supereroe, ovviamente rivivremo anche un po' qualche passaggio della vigilia, o meglio dell'antivigilia, quella di ieri di Piero Braia, per una gara che si profila altamente impegnativa. Ovviamente l'Avellino deve aggredire e deve cercare di vincere nella maniera più larga possibile già domani, perché non è testa di serie, lo è il Sud Tirol, almeno una partita deve vincerla. E quindi tutte le ultime, sponda Avellino, sponda Sud Tirol, avremo anche ospiti, insomma c'è grande attesa, perché adesso, come dire, il primo step è stato superato, quindi l'appetito viene mangiando. Ciao ragazzi, troppo. Grazie Claudio. Allora, per quanto ci riguarda, stop and go rapidissimo e ripartiamo. Ad ogni cosa, facciamo gli auguri a Piotr Zielinski, che è diventato papà di Maximilian. Auguri a Piotr, auguri alla sua compagna per questa primogenitura. Quindi questo significa che per Piotr Zielinski diventa più complicato, no? Andarsene da Napoli. C'è un figlio piccolo, dove te ne vuoi andare? Non te ne vai da Napoli, evidentemente, se hai un figlio piccolo. Detto questo, andiamo anche a ricapitolare che per Luciano Spalletti ci sarà un biennale con opzione
per il terzo anno, contratto crescente, con la possibilità, ecco, di andare ad aumentare via via quella che è il solito contratto che fa De Laurentiis. Sì, vabbè. Quello che gli consente di avere continuità tecnica se le cose vanno bene, o di liberarsi nel caso in cui vede che le cose non funzionino, senza buttare soldi. È una scelta intelligentissima. Esatto, senza buttare soldi. Esatto. Allora, a Napoli c'è chi critica questa cosa, pensa te. Proviamo ad andare da Rino Cesarano, così sentiamo un attimino che cosa ne pensa. Perché è ora di pranzo. Esatto, andiamo un attimo da Rino Cesarano, così vediamo che cosa ne pensa il buon Rino dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Abemus trainer, innanzitutto. Quindi sei d'accordo con Massimiliano? Scusa, quando è arrivato Gattuso, io cosa dissi? Che era un allenatore in divenire, un work in progress, quindi a una squadra che usciva da un ammutinamento era un rischio enorme che ci stavamo accollando. Un rischio che non ha pagato. De Laurentiis, a chi lo ha contattato, compulsato in questi giorni, ha detto sempre la stessa cosa: ma io avevo sempre detto che Gattuso era un traghettatore. Ma l'aveva preso come traghettatore la vittoria della Coppa Italia, ha fatto allungare di un anno questa situazione. Il traghettamento. Tanto è vero che io, e qua mi voglio prendere tutte le critiche di tutti i napoletani del mondo, non ho detto una sola volta dentro di me maledetta Coppa Italia, l'ho detto molte volte. Perché io sono convinto e resto convinto che noi quest'anno abbiamo perso una irripetibile forse, perché c'è ancora l'anno prossimo come occasione ed è anche l'ultima che avrai. Per vincere lo scudetto. Napoli è forte, 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 e se quest'anno avesse avuto un allenatore d'esperienza che nei momenti difficili, specialmente un'annata complicata dal Covid, dal calendario e compagnia bella, l'esperienza era ancora più importante rispetto al passato. Con un allenatore d'esperienza noi quest'anno saremmo stati competitivi per lo scudetto. Poi non so se c'era la possibilità di vincerlo, perché l'Inter ha sparigliato le carte uscendo dalle coppe. Se l'Inter non fosse uscita dalle coppe, magari saremmo parlando di cose diverse, perché l'Inter con le coppe sarebbe stata un'altra squadra. Ha avuto la fortuna di uscire da tutte le coppe Conte, perché non è che l'ha programmato di andare fuori anche dall'Europa League, no, beh, chiaro. Ma di arrivare ultimo del girone è stata la più grande delle fortune. E il Napoli quest'anno ha sprecato un'occasione incredibile, proprio perché aveva un traghettatore alla guida che ha prolungato il traghettamento. Lui magari va a Firenze con un bagaglio di esperienze maggiore e sarà un allenatore migliore di quello che il Napoli ha avuto, ma noi serviva un allenatore esperto. Adesso arriva un allenatore esperto con dei limiti caratteriali che speriamo che non siano, che per me non sono tali. Però Rino Cesarano, vediamo che cosa ne pensi. Buongiorno Rino. Ciao, buongiorno a tutti. No, io vi stavo ascoltando. Che cosa ne pensi? Dimmi. Volevo aggiungere che una delle poche volte in cui De Laurentiis ha ascoltato gli altri ha sbagliato, perché voleva cambiare Gattuso anche dopo la Coppa Italia. Però ci fu un certo movimento che quasi popolare, e per cui non era molto convinto, ecco, non era molto convinto. Stavolta invece pare sia convintissimo su Spalletti, questo si prende lui tutte le responsabilità del caso, e per convincersi evidentemente saranno confluiti tanti di quei ragionamenti per cui lui è andato avanti. E in questi ragionamenti inserisco anche quelli tecnici relativi all'organico, perché sta parlando con Spalletti già da mesi, per cui credo che si sia convinto ad andare avanti per tante tante cose, quindi anche ha valutato anche l'aspetto caratteriale, quindi voglio dire, aspettiamo e vediamo. Io non mi pronuncio perché non lo conosco personalmente, però vi posso assicurare che tantissimi addetti ai lavori, molto più esperti di me e più capaci di me, hanno garantito sulla bravura, sulla valentia di questo allenatore sotto il profilo tattico, ma anche come allenatore è bravissimo Rino. Non c'è uno che abbia lavorato con lui o che l'abbia visto lavorare che non dica che sia bravissimo.
anche chi ha litigato però... con lui dice che è bravissimo. Lo stesso Totti dice che come allenatore Spalletti è bravissimo. Sì, è vero, è vero. Però sai, bisogna vedere in certi contesti, bisogna valutare, esatto, quello tanti altri aspetti, l'impatto del contesto bisogna capire. Esatto, esatto. Però è il momento questo di attesa, attesa anche di una conferenza stampa delle parole del presidente, perché questo mutismo non fa altro che quando arriverà? Quando arriverà? Vabbè, è chiaro che può arrivare solo a luglio perché l'Inter non lo libera prima. Io credo più in là, perché anche lui sta lasciando decantare la delusione, perché anche lui l'ha provata forte. E non parlano i giocatori, perché ci sono quelle clausole che valgono anche in nazionale, delle penali. Infatti in nazionale Politano ha parlato, ma della nazionale, quando gli è stata fatta la domanda sul Napoli, ha detto io non posso parlare. Addrizzato, sì, perché sono delle penali, le clausole. Io non posso parlare. Molte clausole. No, io voglio aggiungere una cosa, Rino, vediamo come la pensi. Sì. È un paradosso, eh? L'uscita del Napoli dalla Champions, dalla porta principale, apro parentesi e chiudo parentesi, magari il Napoli la Champions non l'ha persa perché la recupera dalla finestra della squalifica della Juve, che non è affatto un'ipotesi per da vedere. Appunto, è tutto da vedere, non è affatto però. Finita la partita, sì, chiusa parentesi. Sì, sì. L'uscita dalla Champions a Spalletti può fare solo che bene, mi spiego perché. Perché ora sono state messe a tacere tutte le vedovelle di Gattuso. Perché Gattuso ha fallito l'obiettivo sul filo di lana. Cosa significa? Che se Gattuso avesse lasciato il Napoli, col Napoli che butta fuori la Juve dalla Champions, lui sarebbe andato alla Juve. Gattuso. Magari andava, vabbè, ora non voglio manco farlo sto scenario, mettiamo che andava comunque a Firenze, a Napoli, alla prima difficoltà di Spalletti, è perché abbiamo fatto andare via Gattuso, perché Gattuso ci ha portato in Champions, perché Gattuso ha fatto un grande giro di ritorno, perché Gattuso non andava mandato via, e le pedovelle di Gattuso avrebbero fatto il diavolo a quattro, mo stanno zitti, con limone in bocca e la coda tra le gambe, per non dire altrove, è appropriata. Sì, sì, la tua riflessione è appropriata e corretta, perché quantomeno avrebbe dovuto confermare sicuro la Champions e fare meglio della Champions a livello di cammino in campionato. Quindi questo gli toglie, gli toglie pressioni. Sì, è vero, è appropriata, però è anche vero che le aspettative dei tifosi adesso sono quanto mai forti, perché e ti faccio una domanda, con l'Inter che si ridimensiona e la scelta Simone Inzaghi è di ridimensionamento sicuro rispetto e anche di grande aziendalismo, perché Inzaghi è l'uomo più aziendalista d'Italia, ma lascia perdere, Inzaghi è un allenatore che non si è mai cimentato a certi livelli, fa lo come stesso sistema di gioco di Conte, è un accomodante, è uno che si è preso delle rampogne di Lotito, che poi sono usciti i tuoi audio eccetera, sì, chiunque altro avrebbe mandato a quel paese, lui zitto, muto, si è tenuto la coda tra le gambe pure lui, cioè diciamo che Inzaghi è l'allenatore più accomodante del mondo, è quello che serve in questo momento a un Inter che si ridimensiona. L'Inter si ridimensiona, cambia tecnico e prende un tecnico che non è Conte, alias la Juve con Allegri torna prepotentemente ad essere la favorita, con la Juve però che deve comunque risolvere una marea di problemi. Si apre uno spiraglio. Se il Napoli fa una campagna acquisti dove non si indebolisce, anzi tura certe falle, con Spalletti alla guida, si può ritornare a pensare che il Napoli sia competitivo per il massimo titolo? Dipende da De Laurentiis. Sicuramente, no? Dipende dagli acquisti a cui tu ti riferivi, che debbano non tanto essere alle cessioni, gli acquisti. Gli acquisti mirati, perché poi dopo non è che ti puoi rinforzare l'organico prendendo Elmas o Lobotka o non coprendo bene certi ruoli, no, li devi coprire, devono essere mirati, che i tre o quattro. Ma se arriva Rodrigo De Paul ed Emerson Palmieri e Senesi in difesa, tanto per dire, con questi uomini al posto di Fabian, Goulam e Koulibaly, il Napoli sarebbe competitivo?
anche se secondo me sì, però vedrei anche un Cop Miners lì in mezzo della Z, vedrei un centrocampista che rimpiazzi l'uscita di anche di Bakayoko, quindi a livello ovvio, anche, ovvio, numericamente diciamo, guarda, dire numerico, Berorino, esatto. Umberto sta chiedendo la conferma di Bakayoko. No. Sì, mi serve perché io vivo in una zona dove manca un palo della luce, abbiamo bisogno che l'illuminazione stradale sia rinforzata. No, se lo beccano a Firenze, lo mettono vicino a Palazzo Vecchio, non ti preoccupare. Ma a Firenze si prendono anche gli USAI, secondo te? Come? A Firenze prendono anche gli USAI, secondo te? Sì, secondo me sì. È probabile perché tra l'altro Giuffredi ha in ottimi rapporti con il management della Fiorentina, sarebbe una buona soluzione per il giocatore. C'hanno già mirabili. Sì, però Isai può coprire più ruoli e quindi può essere un elemento. I due terzini della Fiorentina utile. Sarebbero tutti e due Giuffredi, ancora una volta, perché i Bilaghi già ce l'hanno e ecco che ci mette pure Isai. Sì, è vero. Oggi non mi chiedete cosa mangio? Stavamo arrivando al dunque. Stavamo arrivando. Basta che non siano papere di lago, perché sono Spalletti ti uccide. No, io oggi volevo brindare con il Bordo Campo, il rosso Chianti che produce Spalletti. Però questo Bordo Campo non si trova a Napoli. Non si trova, aspetta, è costoso. Come si chiama? Non l'ho trovato. Bordo Campo si chiama. Vino, il rosso, vedi che Lino è sempre un passo avanti, Rino. Bordo Campo. Sto cercando su Amazon. Aspetta. Alcune noteche che ho visitato io non ce l'hanno e quindi ho ripiegato sull'8 UE. L'8 UE, vabbè, andiamo sul sicuro, dai. Ma che ci metti da mangiare sull'8 UE? No, oggi ho fatto le orecchiette con i broccoli, con le cime di rape. Ci piace. Le orecchiette con le cime, perché ho trovato il peperoncino, poco peperoncino forte. Certo, un pochino, sì, come no. No, ma ti dirò di più, ho trovato alla Pegna Secca la ricotta salata da grattugiare, quelle proprio le usano in Puglia. Che meraviglia. Famo quella sopra. Orecchietta, sì. Cime di rape e pecorino pugliese grattugiato fresco. Esatto. Io preferisco quello siciliano, per fare la grattugiata in là sopra, specialmente con la pasta alla norma. La pasta alla norma, il pecorino siciliano, a me me lo porta un amico dalla Sicilia, straordinario proprio. A dire il vero, ieri mi sono cimentato anch'io. Cimentato. Tu sei direttore. Le tre cime di Lavarino ha fatto, sentiamo che il cime ha fatto. No, ieri sera ho avuto regalato qualche prodotto tipico a Gerolese. A Gerolese, aspita. E quindi mi hanno regalato, al di là delle altre cose, un caciocavallo e una pancetta fresca. Di Agerola. Vabbè. Ma prodotti DOP. Ho preso questi fusilloni GP di Gragnano, che sono stati una cosa meravigliosa. Però pacco di pasta. Pasta italiana. 3,50 euro. Pasta italiana, canadese. No. Di Gragnano. Ma Gragnano non tutti fanno con grano italiano. Devi guardare bene questa cosa. Ho trovato il vino. Bordocampo la rimessa. Adesso dopo 2015 15,90 euro a bottiglia invece 19,90 euro. Lo dobbiamo comprare. È esaurito. È finito il vino di Spalletti. Sì. Porca miseria. Vabbè, comunque non se ne trova. E quindi che hai fatto alla fine? Ho fatto questi fusilloni. Pomodorini. Pancetta e caciocavallo. Una cosa squisita. Ti sei guadagnato un'altra settimana a casa corrita. Sì, esattamente. Cioè tu con una cucinata del genere ti vuoi 7 giorni di sopravvivenza. Esatto, un rosso sopra, un Chianti delicato sopra, è stata una favola. Comunque volevo dirvi una cosa di Spalletti e poi magari dimmi subito. Che è cambiato caratterialmente, è cambiato rispetto allo Spalletti di Udine e rispetto allo Spalletti della prima Roma. È cambiato nel tempo e ultimamente è cambiato ancora di più all'Inter, perché ha perso in età abbastanza giovane il fratello 4 anni fa. Quello l'ha segnato parecchio e quindi l'ha reso ancora più, come dire, patologico filosofico, e quindi è diventato ancora più patologico filosofico. Credo che Napoli gli faccia bene, perché io la domanda che ti faccio, allora immaginati questa scena:
Insigne a cospetto di Spalletti, e questo comincia a fargli un discorso sì che 20 minuti di Spalletti, che il vuoto cosmico dove tu non ci capisci niente. Comunque non si trova il vino nemmeno su Amazon. E Insigne da buon frattese dice: mister, non ci capite proprio niente. Bene così, bene così. Bene così. Rino, ti devo salutare. Come dice lui. Vai, no, chiudo, come dice Spalletti, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Ma fammi una previsione. Alla l'uomo. Prima domanda degli Anicelli, 3-4 capate sulla scrivania, se le dà o non se le dà? Sì. Se okay, non le dà. No, o gliela dà direttamente a Peppe. Una notte. Ci vuole solo Marzullo tra i due. conduce il dibattito Marzullo. Conduce Marzullo. Non ci capiamo più niente. Si faccia la, ma faccio la domanda, si dia una risposta. Vabbè, Rino, un abbraccio grande. Ciao, grazie. Un saluto a tutti, ciao, buon pomeriggio a tutti. Forza Bellino. Ciao, grazie. Grazie a Rino Cesarano, stop and go rapidissimo e ripartiamo. Eccoci qui, tornati in diretta per continuare a discutere del momento azzurro con l'arrivo a Napoli del signor Luciano Spalletti. Vedremo come se la caverà Spalletti, vedremo come se la caverà il buon Spalletti in questo nuovo percorso napoletano. Però abbiamo il grande onore di avere al telefono, tra pochissimo ce l'avremo, tra 5 minuti esatti, bene così. Allora, caro Umberto, aiutami in questi pochi istanti che ci dividono da uno dei tuoi uomini di calcio preferiti, però non voglio svelare niente, ti voglio fare un grande regalo, tra 5 minuti dovremmo avere un grande regalo per te e per i nostri amici, 5 minuti esatti. Nel frattempo mi dici un attimo come deve nascere questo Napoli di Spalletti, continuando sul 4-2-3-1? Ma Spalletti fa quel gioco lì. Io non credo che cambierà, con Gerischi che sta trovando la sua consacrazione in quel ruolo, il Napoli dovrà prendere due centrocampisti importanti, posto che Bakayoko è andato via per il fine prestito e probabilmente andrà via Fabian Ruiz. Quindi il Napoli deve sostituire due centrocampisti, ha in rosa Demme, probabilmente andrà via Elmas che dovrà trovare consacrazione altrove, quindi a centrocampo Lobotka si proverà a farlo, diciamo, finalmente esprimere, e quindi a centrocampo mancano tre unità. Se una di queste tre è un giovane che rientra, che sia Gaetano, che sia Palmiero, non lo so. Ma due importanti li devi prendere, un terzino sinistro lo devi prendere, un sostituto di Koulibaly e Maximovic lo devi prendere. Se il Napoli copre bene questi ruoli è competitivo. Allora, Bruno ci scrive al 380 127 2000, ripeto il numero, 380 127 2000. Nel mondo del calcio business, ma che discorso fai Umberto? La Champions la facciamo col Napoli, Benevento e la Salernitana, ma dai, il massimo del provincialismo. E poi ci augura che buon weekend, no? Quando a inizio hai parlato i discorsi. E Benevento dove sta? In Serie B. Appunto. Vabbè, invece Pasquale da Roma dice: giù il cappello all'editoriale del magnifico dottor Umberto Chiarello. Vuoi dire qualcosa a Pasquale da Roma? Te lo sei mandato da solo? È un intendito. Te lo sei mandato da solo questo messaggio? Vabbè. Io mi chiamo Pasquale, giustamente. Dai, si scherza. Io ho il sangue misto calabrese e campano, non napoletano. Sono un malato tifoso del Napoli. Da Napoli chi critica ADL non capisce perché è un napoletano ignorante come il nostro calabrese Gattuso. Luca da Cosenza, Luca, ma che dici? Scusate, ho letto che la presentazione sarà a luglio, ma arriviamo a 6 mesi di silenzio stampa, è normale? E poi, quando finisce il silenzio stampa? E chi lo sa? Beh, bella domanda. Due esterni, un centrale, due centrocampisti e un Vicenzi. Vabbè, sì, più o meno. Vicenzi già c'è, un as. Due esterni, un centrale, due centrocampisti e un Due esterni bassi, ha detto, Sì, due esterni bassi. Due terzini. Uno può essere D'Ambrosio, andrebbe benissimo. Magari arrivasse Emerson Palmieri, magari. E l'altro Emerson Palmieri. Magari. Tu metti che il Napoli prende, faccio il libro dei sogni. Emerson Palmieri. Prende Sepe al posto di Ospina. Esatto. Al posto di Usai prende D'Ambrosio. Ok. Emerson Palmieri a sinistra. Ok. Senesi al posto di Koulibaly e Luperto che rientra. A centrocampo
vanno via in tre, arriva Rodrigo De Paul e un altro centrocampista che sceglierà Spalletti, importante. Basta, la squadra è da scudetto. Allora, non che vince lo scudetto, è competitiva per... Sapete qualcosa di concreto, Vincenzo da Crispano? Vince, per il momento siamo... L'unica notizia concreta è c'è questo interesse per D'Ambrosio, questo è certificato. D'Ambrosio, 33 anni, questo fra è poco, come interesse. È un usato sicuro. Tu lo prenderesti? Sì. Giocatore serio, ragazzo serio, pronto all'uso, ti dà anche qualche gol, può giocare anche centrale. Può giocare anche centrale. Ma è fisicamente integro. No, è un ragazzo serio. Guarda che Benevento, da quando ha mandato via maggio a gennaio, chi sia a maggio, è crollato. Certi uomini servono anche per lo spogliatoio, perché sono uomini. Mi dici solo sì o no, ma tu manderesti via Dries Mertens? Io no. Per me serve per la crescita di Osimhen. Allora facciamo così, dai, stop and go rapidissimo e ripartiamo. Sono felicissimo di dare il buon pomeriggio a mister Zdeněk Zeman. Buongiorno mister e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti. Grazie. Umberto. Allora, io sto in contemplazione. Sei in contemplazione. Io sono ancora uno di quelli che quando fu mandato via c'è stato malissimo. Anche se era partita male la squadra, aveva pareggiato a Perugia, con pareggio fu mandato via, ma io ho sempre molto stimato mister Zeman come uomo e come allenatore. Ma io ricordo che una delle partite più belle che ho visto in vita mia al San Paolo è stato Napoli-Foggia 3-3. E non ho mai visto uscire ragazzi del Napoli così stanchi dallo spogliatoio, perché quelli correvano come dannati proprio. Ma anche noi eravamo stanchi. No, ma io lo ricordo perché vidi un allenamento quando lui allenava Saber, che lo chiamavano il Cafu d'Africa, e lo metteva a crossare e 4 palloni su 5 finivano in curva. La faccia e le battute di Zeman, io mi scompisciai sugli spalti. Mister, ci racconta... Che dato voi non sapete che Zeman, me lo raccontano i suoi ex calciatori, è di un'ironia, di un'arguzia, cioè i ragazzi gli faceva i gradoni che lo odiavano a morte, sui gradoni lo odiavano a morte, però poi le battute di Zeman erano straordinarie. Ci servivano tanto. Vero, eh? Mister, ci racconta un po' dello Zeman napoletano, quello che purtroppo non è stato, perché lei in una piazza del genere sarebbe stato un uomo che forse ancora più di Sarri, e sto veramente scomodando. Ha sbagliato epoca, perché lui ha avuto una società inesistente alle spalle, mister. Con De Laurentiis magari. Ecco. No, io ne avevo due purtroppo. Vero. Nel senso che avevo due presidenti di cui uno mi diceva di non parlare con l'altro, l'altro mi diceva di non parlare con quello, e quindi io non avevo con chi parlare. Verissimo, era difficile. Comunque peccato, perché Napoli è veramente una bella piazza, la gente vive di calcio. Mi dispiace che non sono riuscito a darci soddisfazione, anche perché per me quella squadra non era da retrocedere. No, assolutamente. Sinceramente, ha molto apprezzato, immagino, il lavoro che ha fatto Sarri a Napoli, applicando quelli che erano un po' i suoi principi di gioco, no? Sì, anche se siamo un po' diversi, perché io sono un po' più verticale, lui gioca molto sul possesso, almeno a Napoli ha fatto molto possesso per preparare ultima. È normale che è difficile, anche se tu fai troppo possesso, gli avversari riescono a mettersi a posto in difesa, è difficile passare, poi deve avere giocatori bravi. Gattuso ha avuto anche lo Napoli problema, quest'anno, no? Gattuso ha fatto questo. Ha fatto tanto finché si è scoperto Osimhen, che è un contropiedista e che voleva la palla lunga. Ecco. E da quel momento Napoli è cresciuto. Senta mister, come valuta l'annata della Juventus? Perché hanno preso Pirlo, che non aveva fatto un giorno in panchina, poi hanno vinto 2 trofei, questo è vero, sono andati in Champions League per sbaglio. Sono andati in paradiso per sbaglio, ovvero grazie a Napoli vostro. Per sbaglio nostro, certo, esatto, è chiaro. Esatto. Non c'è esatto. Come valuta l'annata della Juventus?
Ma certo che uno si aspetta di più dalla Juventus, a parte che sicuramente hanno la rosa dei giocatori più forte. E non sono riusciti a sfruttare quello. Hanno anche gente in panchina che in qualsiasi altra squadra europea giocherebbe. Non c'è dubbio. Lei è stato colui che ha lanciato il trio delle meraviglie a Pescara, che oggi sono titolari tutte e tre in nazionale, Insigne, Immobile e Verratti. Ora vabbè, Verratti è un infortunio, Immobile si gioca il posto, Insigne invece è un punto fermo. E io quel Pescara, lei mi ha fatto spendere soldi, perché all'epoca il Pescara, all'epoca la Serie B non si pagava l'abbonamento per singola squadra, e io, pur di vedere il Pescara di Zeman, mi abbonai al Pescara, tanto per quanto mi piaceva la sua squadra. E Insigne, non le sembra che lo fanno correre troppo all'indietro e lo fanno sfiancare gli allenatori che un po' nel tempo lo hanno utilizzato? Vabbè, io ho visto Insigne anche quest'anno fare la fase difensiva, nel senso che si mette sempre a posto, deve fare sti 80 metri di campo. Per me è un attaccante, se parte da metà campo in su può fare veramente male, però capisco esigenze della squadra e quindi qualcuno quel lavoro deve fare. Non è lavoro per lui, anche perché lui penso che un contrasto non lo vince mai, però almeno la presenza la fa. Mister, un'altra curiosità è legata invece a... Ma è un giocatore che fa la differenza tecnicamente? Secondo me sì. Vabbè, sì, con me ha fatto 2 anni, uno a Foggia e uno a Pescara, ha fatto la differenza lui, che poi è diventato Immobile capocannoniere grazie molto al lavoro di Insigne. A Napoli è arrivato Luciano Spalletti, è la scelta giusta secondo lei per rilanciare le aspettative del Napoli, e come valuta anche il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus? La Juventus ha provato a... Secondo lei a fianco allo stadio metteranno un tendone da circo per far divertire la gente? Mister, ma non lo so, io prima di Spalletti a Napoli, io spero di fare bene per i napoletani. È un allenatore che è esigente, che lavora, che spero che si riesca a spiegare con la squadra. Mentre a Juventus con Allegri e torna di nuovo a casa e cercherà di fare quello che ha fatto prima, vuol dire vincere 5 scudetti di fila. Lì l'unica cosa che conta è vincere, il gioco non ha niente a che vedere. E alla Juventus hanno questo. Sì. Lei una volta disse: il risultato è casuale, la prestazione no. Alla luce di quella che è stata la sua carriera, di quello che ha dato al calcio, pensa che sia ancora una frase giusta da... Attuale? Ecco, attuale, da riproporre. Vabbè, il discorso per me è così. Io dico che se la squadra è preparata, che gioca calcio già preparato, è molto meglio. Poi si può anche perdere, perché ci sono avversari, ci sono altre cose. Io dico che se c'era VAR ai tempi miei, io vincevo molto di più. Ah, se c'era la VAR ai tempi suoi, che ne pensa della VAR? Ma io ero contrario, nel senso che non si vede, non si ferma tutto, non ci sono tutti falli da puniti, però penso che serve. Io ripeto, per me mi potrà servire più per fuori gioco, nel senso che ne ho preso tanti in fuori gioco. Ah sì, lei sì, esatto. Giocando così alto, lei di gol in fuori gioco ne ha presi bel po'. Lei ha innovato il calcio in Italia come pochi, perché non ha mai allenato una tra Inter, Juventus e Milan? Ma questo non è domanda a me, io qualche approccio con l'Inter l'ho avuto, poi è saltato. La Juventus, dopo quello che è successo nel 98, proprio non se ne parla per loro, no, per me. Cioè lei ci sarebbe andato ad allenare la Juventus?
Ma anche, però sicuramente no a quel tempo dove c'era la triade. La triade no, è con la triade certo che no. Con la triade no. E lei non è stato solo un uomo di campo, ha fatto anche opinione, la vicenda del doping che lei ha denunciato, eccetera. Le piace questo calcio dove un Donnarumma a 22 anni rifiuta 8 milioni, bacia la maglia e se ne va? O un Conte perché non condivide il progetto societario per uscire deve avere 7 milioni di buonuscita? Le sembra morale tutto ciò? Ma non mi piace così, però bisogna accettarlo come si accettano tante cose che non vanno nel calcio. Quali sono le altre cose che non vanno nel calcio secondo lei? E poi le faccio un'ultima sugli europei. Vabbè, a parte che quest'anno, cioè da quando c'è Covid, ci sono regole che si cambiano di settimana in settimana, non si rispetta regola di partenza, e quindi penso che può pesare su tutte le società, tutte le squadre, tutto calcio. Certo. Per esempio lei dice Lazio-Torino spostata a quel punto della stagione è stata una brutta storia. A me non lo so, prima si dichiarava che sono 14 giocatori, si deve giocare, poi è saltato tutto e va a convenienza di una o l'altra squadra. Mister, chi vince gli europei quest'anno secondo lei? Io vedo l'Inghilterra favorita sulle altre. Non vincerà mai. Lei che ne pensa? Sono dei perdenti nati gli inglesi. Vabbè, calcio inglese, penso che non vincono niente dal 66. Hanno vinto solo nel 66. L'unica cosa che hanno vinto. Anche se calcio inglese sicuramente oggi è la guida per gli altri, nel senso che. Non c'è dubbio, il livello di club non squadre, c'è dubbio. Tre squadre in due finali, ma giocano tanti stranieri, quindi non fanno parte della nazionale inglese. La sua favorita che è la Francia, la Spagna, la Germania, l'Italia? La mia favorita. Il Belgio. La mia favorita di cuore è l'Italia. Certo. Penso che l'Italia ha una buona squadra. Speriamo che riesca. È il trio Pescara che ci fa vincere l'Europeo, perché c'è la mano di Zeman, insomma. Lei ci vede un po' del suo in questa nazionale? Vabbè, speriamo che i ragazzi vanno bene. Io spero che Verratti riesca a recuperare infortuni, perché Verratti veramente ha fatto 5-6 anni a Saint Germain, essendo sempre il miglior centrocampista del calcio francese. Ma lei li sente mai i suoi ex ragazzi? Ma ogni tanto, a parte che Immobile sta qua vicino, visto che sta con la Lazio. Lorenzo l'ho sentito qualche mese fa, Verratti purtroppo no. Quanto le è mancato non vincere uno scudetto a Roma? Lei è uno dei pochissimi amato sia sulla sponda romanista che su quella laziale. Di lei parlano bene tutte e due le tifoserie. Ma peccato per la gente, io ripeto, questa gente è come Napoli praticamente, uguale, che mangia calcio, lo vuole, anche se magari fa troppe polemiche fuori, nei bar, però io penso che non avevo la squadra per vincere, però abbiamo cercato sempre con tutti di giocare a vincere. Mister, la favola del Foggia è una delle più belle del calcio italiano di tutti i tempi. Sì. Lei quando torna a Foggia le fanno un corteo, manifestazioni, e credo che sia il re di Foggia, no? Mi vogliono ancora bene, sì, anche se è successo 40 anni fa. Parecchio della fa. Senta mister, per chiudere, Guardiola stasera si gioca la finale di Champions League. E Guardiola è il miglior allenatore di tutti i tempi? Ma per me attualmente sì, anche se è vero che lui ha vinto con Barcellona, ha vinto con Bayern Monaco, ha vinto con Manchester. Però penso che Klopp le somigli di più per la ricerca della verticalità. Se uno va in una squadra che è già abituata a vincere è più facile. Certo, ma dico Klopp però con le squadre
è più adatto, prego, è più vicino a lei, o mi sbaglio? Klopp, per modo di cercare la verticalità, io vedo che Klopp somiglia più a Zeman di Guardiola. Vabbè, ma anche Guardiola non gioca più quel possesso esagerato. Sì, è cambiato. A parte che c'erano anche motivi per giocarlo, nel senso, aveva gente che ti nascondeva la palla vicino, però, a portare la palla a quei tre che erano mostri e quelli risolvevano la partita. Oggi è più difficile. Anche l'Inter ha cambiato il gioco rispetto all'inizio, perché prima giocavano troppo per se stesso, poi hanno capito che se giocano un po' più lungo su Lukaku fanno più risultati. Senta, ma la favola del Villarreal che batte una grande del calcio mondiale come lo United è una risposta alla Superlega o no? Ma non lo so, perché a parte che la partita era equilibrata, poi si è vinto dopo 22 rigori, quindi non è la superiorità netta di Villarreal. Sicuramente è importante mettere una bacchecca alla Coppa. Certo, certo. Mister, è stato un grande onore. A presto. Buon fine settimana. Grazie a voi. Grazie, a presto, grazie, grazie. Grazie, grazie a Zdenek Zeman, ospite qui a Radio Punto Nuovo. Stop and go, pochi secondi e ripartiamo. Speciale Napoli che riparte con un breve, perché deve essere breve, se no non riusciamo a sentire Liberato Ferrara, Edito Napoli di Umberto Chiariello. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Ci si chiede che Napoli sarà, però noi una risposta possiamo già darla. Ora, al di là delle opinioni personali su Luciano Spalletti, che ognuno di noi può avere e spesso per sentito dire, probabilmente perché sento, leggo, antipatico, simpatico, ma più che altro l'immagine che lui trasmette, perché a conoscerlo sono in pochi realmente, il punto è un altro, che si è chiesto: che programmazione c'è al Napoli? Qual è il futuro del Napoli? Il presidente non parla, come tutta la squadra, in senso stampa, tecnico compreso. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare dal Napoli? E beh, ma il presidente ha dato subito due prove immediate. Tweet di saluto 5 minuti dopo la fine della gara a Gattuso, che si è accasato in due giorni, diciamolo chiaro, quindi era già tutto fatto con la Fiorentina, e dopo neanche una settimana dalla conclusione del campionato già annuncia il nuovo allenatore. Il che vuol dire che quando a gennaio mi disse: lasciate finire l'annata Gattuso, lasciatelo stare, datemi il tempo di programmare il futuro, non fatemi prendere decisioni affrettate, lasciate stare Gattuso, era vero. Non ha mai detto attaccate Gattuso per farlo fuori, farlo dimettere. Ha detto lasciatelo stare perché io devo programmare il futuro. Tant'è vero che non si è fatto trovare impreparato. Tempo, una settimana scarsa, il Napoli ha già il nuovo allenatore. E la scelta non era tra piano A e piano B, dove piano A c'erano gli allenatori di prima fascia che costavano e che erano importanti: Sarri, Allegri, Spalletti, con Cesao, se si può considerare prima fascia non lo so, Galtier. E piano B, Juric, Italiano, De Zerbi, che poi se l'aveva trovato già un accordo, eccetera, Dionisi, avventure di questo tipo. No, De Laurentiis ha già risposto. Il Napoli non solo non alza bandiera bianca, non ammaina la bandiera, ma ribatte colpo su colpo alla Roma che annuncia Mourinho, alla Juve che annuncia Allegri, non all'Inter che torna indietro con Simone Inzaghi, il quale può solo sorprendere in positivo, ma certo in questo momento è un ripiego. Il fatto che si è impegnato economicamente per 3 milioni all'anno, quasi 3 e mezzo con i bonus, significa una spesa tra i 6 e i 7 milioni all'anno per 2 anni sicuri, possibilmente 3,
significa che il Napoli ha impegnato circa 20 milioni di euro solo sull'allenatore, più il suo staff, che lo prende tutto, significa che De Laurentiis non intende abdicare minimamente a un Napoli ambizioso. E che si intende per ambizioso? Un Napoli che entri in Champions come minimo, ma che guardi avanti cercando di infilarsi in una prospettiva positiva. L'Inter quest'anno dovrà fare i conti con la crisi economica che l'attanaglia. Tant'è vero che il suo condottiero è andato via. La Juve deve rifondarsi riaffidandosi al suo vecchio condottiero. La Roma è un'incognita con Mourinho tutta da scoprire. Il Milan cresce con Pioli piano piano, ma non è una squadra da scudetto. Ma se il Napoli riesce a trovare quelle quattro figure, quattro, due a centrocampo, uno in difesa e uno è un terzino sinistro, e mantiene questa ossatura con Spalletti alla guida, perché si dovrebbe precludere ogni possibilità? Il rilancio lo ha fatto De Laurentiis, che invece di chiacchiere ha fatto i fatti. Questo acquisto è un acquisto che dà garanzie per i tifosi del Napoli, al di là delle opinioni. Allora, puoi mandare un attimo l'altro numero di Liberato Ferrara ad Alessandro Montano, grazie. Ancora una volta non riuscite a chiamarlo, mi pare. Guarda, che non so più che dirti, è divertente. Ma perché non riesce a chiamarlo? Ma aspetta. Squilla. No, lui dice potete provare l'altro. Non lo so. Mandaglielo un attimo, vedi un po'. Io glielo mando. È una cosa. Mando a Montano. Mandalo a Montano. Condividi. Manda. Non se ne può più. Manda. Questa storia sta andando ridicola. Esatto. Ma secondo me. Aspetta, me l'ha dato. Aspetta. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo. Allora. Secondo me. Io lo sto mandando pure io. Allora, vediamo. Ecco qua. Prova con questo. Vediamo se ce la facciamo. No, vabbè. Ma perché lo facciamo apposta? Ma siete sicuri che avete il numero giusto? Ma certo! Secondo me no. Possibile. Vabbè, stai mettendo in dubbio le capacità di Montano. No, le tue. Come sempre. Vabbè, vediamo se su questo siamo più fortunati. Vediamo. Vabbè, comunque, sta di fatto che ormai ci siamo! Il Napoli di Luciano Spalletti. E che Napoli sarà? Che Napoli sarà? E questo è il grande interrogativo che ci stiamo ponendo tutti. Ci sono delle foto che stanno girando, dei meme che stanno girando. Ah, favolosi. Beh. Sono veramente favolosi. Veramente favolosi. Destini forti, uomini forti. Ancora questa frase, si è fissato. Mi pari Blues Brothers con John Belushi e Dan Aykroyd. Vabbè, stiamo a vedere. Ce l'hai? Ce l'abbiamo, ce l'ha... niente. No, vabbè, ma non è possibile. Vogliamo io, guarda. Non può essere. Niente. Ma è pazzesco comunque. È veramente una gag. Sta diventando una gag. Sta veramente. Vediamo un po', vediamo se ci riusciamo. Vediamo. Squilla. A squillare sta squillando. Speriamo che non dica parolacce, perché abbiamo il microfono aperto. Speriamo non dica cattive parole. Vediamo. Lo vedi? Squilla vuoto. Vedi che risponde. Perché non risponde alla radio? Ora ci riproviamo. Ci riproviamo. Io ho chiamato quello 04 finale. 04 finale. Vediamo un po', no, pare che il Papa non è così complicato. È incredibile. Ma non c'è il povero Montà. Sta dannando l'anima. Io non so veramente che posso farci comunque. Guarda, ti giro il numero giusto. Sì, ma ce l'abbiamo, è quello. Una cosa incredibile. Ti giro il numero giusto così non abbiamo dubbi. Una cosa incredibile. No, ma squillare squilla. Lo 04 finale squilla, però forse non vede lui la nostra telefonata. Com'è possibile una cosa del genere? Cioè, questa è una cosa mai vista. Ma questa è una cosa da approfondire. Dobbiamo chiedere a qualche specialista del settore.
Veramente dobbiamo chiedere a qualche specialista del settore. Ma cosa voglio capire? Una cosa senza senso. Non è che ci ha bloccato il numero involontariamente. Ma guarda, non è che un'ipotesi peregrina comunque. No, è un'opzione. Assolutamente un'opzione. No, vabbè, io non so. Sul 375 invece mi dà subito segreteria. Mamma mia, tutto in diretta, meraviglioso. No, è una cosa che io non ho mai visto. Il problema è che siamo in chiusura, cioè mancano 3 minuti. E vabbè, e abbiamo 2 minuti con lui se ci riusciamo, ma squilla. Volentieri, se rispondesse volentieri. Guarda, ti ho dato il numero corretto, controllo lo bene. Ma è corretto, anche quello che ho io è corretto. Non ci posso credere, io rimango sono 3 giorni. Lo metto in diretta col microfono, guarda. Sono 3 giorni. Ma non sfizzi, me lo do. No, aspetta, non lo possiamo fare. Ma perché dal cellulare risponde dal telefono? Sono cose folli. Vabbè, dai. Leggiamo ancora qualche messaggio per chiudere, dai, tanto ormai capiremo come fare e ci riproviamo lunedì. No, non lo so. Ci riproviamo lunedì. Dai, aspetta, dai, tanto ormai alla fine, mo mancano 2 minuti. Vai. Allora, andiamo avanti. Ma lui non può chiamare noi? No. Direttore, sono d'accordo con tutte le settorie e le sue scelte, ma Luperto è un calciatore da Serie B. Ci scrive. Ma non ci serve, non hanno capito come funziona. Il Napoli deve avere 4 centrali, il quarto non gioca mai. Anche Cosmi ha detto che è stata una delusione, Luperto. Sì, i 4 centrali devono essere Rachman, Manolas e quello che arriva. Poi noi abbiamo un D'Ambrosio e un, se arriva D'Ambrosio, e un Di Lorenzo che possono fare il quarto centrale. Quindi Luperto farebbe il quinto. Cioè serve solo per rimpolpare la rosa. Perché se tu rimetti un altro centrale che costa, o un Tonelli un'altra volta, che non gioca mai, ma perché spendi tutti quei soldi? Allora, Bigon vorrebbe Petagna al Bologna, lo cedereste? Sì. Subito. Sì, perché è l'unico attaccante che cederei e te lo dico, a noi non serve niente di che. Ma ci abbiamo Tutino in casa. Se proprio Tutino deve andare alla Salernitana, uno come Lasagna, che ha caratteristiche da corridore alla Osimhen, anche se i piedi che non sono propriamente brillantissimi, potrebbe essere la terza punta. Parliamo della terza punta. Quella squadra di Zeman era pure buona. Umberto, lo ricordi Chiroga? Facundo Chiroga. Certo, me lo ricordo Facundo Chiroga. Come no? Facundo ovviamente Chiroga. Sì. Facundo Chiroga. Vabbè, comunque. Vabbè, detto questo, ormai siamo in chiusura. E poi cercheremo di capire se... Vedi, mi ha risposto, non arriva, non squilla. Secondo me, guarda, fagli controllare, che secondo me... Anche perché lunedì, quando è intervenuto, il numero era quello, lo 04 finale. So. Secondo, involontariamente ci ha bloccato. A volte succede che premi dei tasti. Abbiamo rotto la quarta parete oggi. Avendo lui una dimestichezza con l'elettronica straordinaria, capace di questo e altro. Di questo ed altro. Sì. Detto questo, caro Chiariello... No, però io so che è stato De Laurentiis a farlo bloccare. Ci ha boicottato. Non lo escluderei. Ferrara non può parlare. Benissimo. Detto questo. Silenzio stampa anche per Liberato Ferrara. Ce l'hai un pensiero poetico? Sì, avendo di qui vicino, mi viene proprio spontaneo. Il pensiero poetico è un inno alla gioia. Tressa una capata a mucca. Ah, come fa? Vedi, è contento, guarda, è contento. Perché tu stai facendo la faccia del pazzo. Ma mi rilassa, mi concilia questi. La faccia del pazzo. Ha visto Spalletti, ma è uscito pazzo, padrone. Non capisce niente più. Ciao Umberto, a lunedì. Madonna mia, la prima capata che si dà sul tavolo, io impazzisco. Bellissimo, grazie. Vai, Lucianone. Vai Lucianone. Big Luciano. Ciao Montano. A domani. Grazie ad Alessandro Montano. Grazie a tutti che ci hanno seguito con la solita pazienza e passione. Ci ritroviamo puntuali lunedì alle 13.